Apriamo questa prima seduta del CIM Acquari Fuori, quanto abbiamo verificato prima. E apriamo questa prima seduta poi di fatto della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza, e la apro con rivolgendo innanzitutto un ringraziamento a tutte le forze naturalmente dell'opposizione che mi hanno designato quale presidente, ma anche a coloro che non avevano trovato concordia magari sul mio nome stesso. Quello che voglio, ci tengo da subito a precisare, che comunque a garantire, è il fatto che deciderò questo mio ruolo di presidente nel massimo rispetto della garanzia di tutti i consiglieri, di tutti i membri di questa commissione, di tutta l'Aula che noi comunque andiamo a rappresentare nelle sue proposte e nelle sue prerogative, ma non solo dell'opposizione, ma naturalmente anche della maggioranza, e soprattutto esercerò questo ruolo nell'interesse della collettività e dei cittadini stessi. Questo è il mio primo proposito. Quindi questa è la premessa sulla quale svolgeremo i lavori. Per entrare subito nel merito dei lavori, al momento, sapete, abbiamo individuato questa data per lo svolgimento della commissione del martedì mattina alle 9, che sembra un orario, una giornata compatibile con più o meno il calendario che si è messo a punto per quanto riguarda il resto delle commissioni. Quindi potrebbe anche ripetersi chiaramente ed essere convocata a questo punto da calendario tutti i martedì alle 9, salvo che magari ci riconfrontiamo comunque a partire da settembre naturalmente per quanto concerne la calendarizzazione, però in linea di massima questa potrebbe essere la giornata. Richiamandomi a quello che dicevo nell'ambito delle premesse, questa è una riunione preliminare, chiaramente è la prima che avviene dopo la nomina anche dei vicepresidenti, che ringrazio entrambi naturalmente, Marco Terranova, Luca Montanaro e Andrea, scusami, e che ringrazio e che ai quali chiedo di coadiuvarmi naturalmente nell'esercizio di questa commissione. E detto questo, queste sono le linee programmatiche, chiaramente, come vi dicevo, vorremmo rendere questa commissione una commissione attiva, una commissione operativa che possa sin da subito assistere, come dicevo precedentemente, tutto quanto il Consiglio, tutti quanti i consiglieri e tutti quanti quegli organi, a partire anche naturalmente dalle associazioni intermedie o dai corpi intermedi che chiederanno di partecipare o di assistere, chiaramente, fare proposte all'interno della commissione, e qui troveranno sempre una porta aperta, perché questa commissione deve essere chiaramente una vera e propria casa di vetro dove tutti quanti possono sentirsi accolti e garantiti. Quindi, se non ci sono interventi per quanto riguarda questa mia premessa, io avevo pensato che come primo atto della commissione potesse essere utile ripartire da, e l'ho messo naturalmente anche all'ordine del giorno di oggi, da una discussione che chiaramente non deve essere intavolata quest'oggi nel merito ovviamente, ma deve essere presa come principio, ossia siccome il nostro municipio, come sapete, è uno dei pochi che, se non forse l'unico, che non è dotato di un proprio regolamento del Consiglio Municipale, abbiamo pensato di mettere all'ordine del giorno, ovviamente non l'approvazione che non può venire in fase di commissione, eccetera, però quantomeno impiantare la discussione su quello che può essere il regolamento del Consiglio Municipale. Questo per un motivo, perché visto che questa è la commissione controllo, garanzia e trasparenza, credo che sia fondamentale che noi tutti, consiglieri, aula naturalmente, e giunta, potessimo dotarci di un regolamento che rappresenta poi quelle che sono le regole del gioco democratico, chiaramente, sul quale potremmo essere tutti concordi. Quindi la bozza che vi è stata distribuita e che state... Ciao Iulia. La bozza che vi è stata distribuita e che state sfogliando è per l'appunto semplicemente una bozza che chiaramente riprende il regolamento del Consiglio Comunale di Roma e va poi naturalmente confrontata e verificata anche lo statuto ovviamente di Roma Capitale,
e soprattutto rappresenta solamente un punto di partenza che ho deciso di dare a tutti voi, per poi chiaramente riaggiornarci nella prossima seduta, che sarà a settembre ovviamente, in maniera tale che possiamo ciascuno analizzarla, vederla, studiarla, e poi mi aspetto che da tutti i membri della Commissione chiaramente vengano dei rilievi su questa bozza, e mi auguro che potremo approvarla in tempi molto brevi, in maniera di dotare anche il nostro Consiglio di un regolamento chiaro, sul quale ovviamente ci intendiamo e sul quale siamo d'accordo. Questa bozza è frutto di un lavoro precedente, della precedente giunta del municipio, che poi ci dirà meglio il consigliere Miglioni naturalmente, che aveva creato una commissione bipartisan nella precedente legislatura chiaramente, che aveva dato luogo appunto, nello spirito collaborativo tra le varie forze politiche, a questo documento. Quindi ripeto, non è oggi il momento di entrare sul singolo ovviamente articolo, perché sarebbe un lavoro molto complesso, non è neanche questo il luogo chiaramente, però il mio intento, ripeto, è quello, se adesso approfittando anche della pausa per i lavori stabilita dal municipio, tutti quanti noi potremo cominciare a lavorare, a vederla chiaramente, e poi chiaramente discuterne insieme, in maniera, ripeto, di dotarsi al più presto di uno strumento che non è solo lo strumento dell'opposizione, ma è uno strumento anche della maggioranza, uno strumento direi di tutto il Consiglio, che stabilisce poi in maniera chiara quelle che possono essere ovviamente le regole attraverso le quali noi svolgiamo la vita della democratica qui nel municipio. Quindi adesso naturalmente, se ci sono ovviamente interventi su questo tema, questo è un po' il principio che ci ha portato a portare qui all'ordine del giorno questa proposta e questo inizio di lavori, che ritengo tra l'altro sia anche un segnale di come appunto possiamo rapportarci verso i 5 anni di legislatura e di consiglio che ci attendono. Se volete preciso alcune cose, perché ho visto che il testo che mi è stato consegnato dice copia Miglioni, tu hai detto è un lavoro fatto dalla Presidente Giunta, chiariamo due cose. L'ho dato direttamente alla Castiglietti, mi ricordo che lei era Castiglietti, dicendo è imbarazzante che un municipio non abbia un proprio regolamento, è veramente imbarazzante dopo tanti anni, senza dire perché e per come. Ho detto credo che sia una delle prime cose di cui dobbiamo discutere, l'abbiamo già detto in capigruppo. Confermo che un tempo ragionevole a me pare immaginare di poter licenziare il testo entro le festività natalizie, proprio perché in qualche modo correggendo Davide, questo non è un frutto della Giunta. Io in Giunta ho fatto il regolamento della Giunta, che c'è, se il Presidente vorrà cambiarlo, se lo cambia, perché stabilisce come si sta in Giunta, è vigente, perché finché non viene cambiato o viene annullato, quello c'è, non so se lo considero, quello ce lo siamo dato perché era un problema mio e come stavo in Giunta. Lascia perdere se poi si rispetta o meno. Questo io ero veramente per la separazione netta anche dei compiti, questo è il regolamento del Consiglio, non ci ho mai messo becco. Qui è scritto Miglioni perché a me è stato consegnato come lavoro ultimo della commissione speciale, come si dice, appositamente composta per darci un regolamento. Il lavoro finale era questo, era stato consegnato per il direttore alla dottoressa Pescatore, che doveva verificarne qualche incongruenza, se c'era, rispetto al dettato statutario e di Roma Capitale, però diciamo sì che era un lavoro condiviso da maggioranza e opposizione. Va bene oggi? È tutto da vedere, nel senso che ci sono due cose. Primo, intanto di aggiornare, faccio un esempio spiccio così ci capiamo. In questo regolamento, articolo 75, c'è scritto che il rapporto dei giovani viene regolamentato attraverso l'istituzione del Consiglio dei Giovani, che noi avevamo, successo o non successo, fatto bene, fatto male, c'era. Adesso bisogna stabilire, visto che nel programma
del Presidente non c'è, magari vogliamo ripercorrere la strada, magari con maggiore successo di quanto abbiamo fatto noi, visto l'esperienza, magari aggiustiamo il tiro, si può percorrere, no, e secondo me è giusto che lo decida questo nuovo Consiglio, se lo dotare di quello strumento o meno, così come in Commissione abbiamo deciso la materia, prima erano 12, per cui credo che vada tutto rivisto, il che non vuol dire metterci 3 anni, nel senso che se decide capitolo per capitolo, no? Paragrafo per paragrafo, se si intende mantenere quella formulazione o meno, ma l'invito che faccio a tutti quanti è facciamolo nei tempi brevi, in modo che saniamo questa veramente che sia, credo sia un elemento di difficoltà. E la commissione di trasparenza, io ebbi soltanto all'epoca a dire di ricordare alla commissione di trasparenza che prima ancora di controllare che facciamo noi doveva assicurarsi di darsi delle regole del gioco, tutta la commissione di trasparenza deve appunto, no, garantire che venga rispettato le regole del gioco, diamoci queste regole del gioco in modo che c'è certezza sui comportamenti e su tutto, no? Quanto si parla, quanto non si parla, perché poi la sostanza è, io lo dico molto francamente, tutti i regolamenti, noi siamo l'unico municipio che non ce l'ha, no? Uno dei pochi, l'unico che non ce l'ha, tutti i regolamenti dal 95 quando sono andati sono sbagliati, nel senso che sono tutti testi coordinati, cioè riprendono tutti, il municipio è questo e quell'altro, il territorio è cosa che dovrebbe esserci, perché la prima nota parlava chiaro, lo statuto parla chiaro e la norma del decentramento parlerebbe altrettanto chiaro. Bisogna integrare l'articolo 15, 18, quelli dove si presume, no, quanto parli, che vuoi fare, mentre qui resto c'è il testo unico che è il regolamento del decentramento che fa da fatta padrone. Di fatto tutti i municipi hanno fatto testi coordinati. Questo in parte si giustifica col fatto che con le intervenute norme statutarie ormai il regolamento è di fatto esautorato, no? L'altro giorno parlavamo e la consigliera Iorio ci ricordava che le aree verdi, lo statuto dice una cosa, che fra l'altro è una norma di rango superiore, il regolamento ne dice un'altra, siccome i regolamenti non possono essere comunque cambiati neanche dallo statuto che è una norma superiore, se non vengono abrogati per norma espressa, così si dice in amministrazione, vigono. Tant'è che, lo faccio come esempio, per il bilancio sono previsti 10 giorni per l'espressione del parere, che il bilancio è l'atto più importante, mentre ormai per statuto, riconoscendo anche la richiesta di questo municipio, sui documenti viene assegnato ormai un termine minimo di 20, massimo di 30. Per tutti i documenti, più banale, meno che per il regolamento dei conti, il bilancio, perché il bilancio è vincolato all'articolo 36 del regolamento di contabilità, che è del 95 pure quello, che è ampiamente superato, però se non viene abrogato e riformulato vige, e la ragioneria applicata all'articolo 36 per il bilancio ci attiva sempre 10 giorni. Poi il sindaco, speriamo che stavolta se decidono a rimetterci in mano, per gentile concessione spesso e volentieri ce ne dà 20, però la ragioneria dice io sono tenuta a, ecco perché è importante comunque che siccome i regolamenti sono nostri e non ci tocca nessuno, che ce lo diamo, se volete esprimo fino in fondo, un regolamento nostro dovrebbe essere visto in una funzione molto semplice, siccome ogni tanto dico sono vecchio, no? È vero, sono vecchio e sono pure anziano d'amministrazione, io credo che dovremmo impostare un regolamento che favorisca chi può lavorare, nel senso siamo per esempio commissioni da 13, si può agire sul regolamento dicendo qual è la condizione minima affinché la commissione possa funzionare, senza voler togliere la possibilità a nessuno di esserci, però secondo me un regolamento dovrebbe privilegiare chi, le persone di buona volontà, creando condizioni al minimo ostative per chi viene in consiglio, no? Per non fare mantenere il numero legale, no? Chi viene in consiglio per ostruzionismo. Io credo che comunque l'amministrazione debba essere messa in condizione di poter funzionare al meglio. Oggi stiamo all'opposizione, io sono fiducioso che tra 5 anni cambia, perché no, no? Ormai qui c'è il cambio, e poi dico comunque vada le cose, per cui un regolamento salvaguarda l'amministrazione, deve salvaguardare, no? La maggioranza e l'opposizione. Sicuramente l'opposizione va salvaguardata, però salvaguarda soprattutto la capacità dell'amministrazione di poter agire e attuare il proprio programma. In quest'oggi credo che non potremmo lavorare, ve l'ho detto, in rosso e in celeste erano messe tutte le ultime
osservazioni dei vari gruppi, c'è per chi voglia verificare se questo è vero o meno, perché visto che deve essere vero, qui leggo milioni, c'è Filippo, 7 milioni già non ci piace. Io l'avevo solo portato dicendo che no, volevo raccomandare, volevo rassicurare, non è mio, così siete più tranquilli. Però ecco, c'è tutto sul regolamento, il perché un consigliere abbia detto mettiamo questo, mettiamo quell'altro, ce lo vediamo. L'invito è divertitevi in vacanza, ma tornate informati a settembre, in modo che così potremmo ipotizzare delle commissioni di volta a settimana, in modo che la commissione di trasparenza, prima ancora di andare a vedere gli atti che farà Barbetta, soprattutto quelli che ha già fatto Mignoni per verificarne la legittimità e eventuali sforamenti, sono d'accordissimo, sono il primo a volerli portare tutti in commissione se serve. Però ecco, io veramente vi chiedo, vediamo se siamo d'accordo, il primo atto, sbrighiamoci, diamoci un regolamento che lo considero veramente fondamentale. Ringraziamo il consigliere Mignoni per quantomeno ovviamente per i dettagli e le specifiche che ci ha fornito sulla nascita di questa bozza di regolamento. Naturalmente se ci sono altri interventi posso. Prego. Allora, rispetto a quello che ha detto il consigliere Milioni, volevo fare una sottolineatura sul significato dei regolamenti. I regolamenti servono non per far lavorare chi ha voglia di lavorare, ma per far lavorare chi deve lavorare. Questa è una piccola differenza, perché sennò ratifichiamo che nell'ambito del regolamento esistono due categorie, cioè quelli che vogliono lavorare e quelli che non vogliono lavorare, però fanno parte delle commissioni. E quindi costano ai cittadini, no? Quindi no, ecco, era una precisazione, perché il, appunto, deve essere uno strumento versatile, chiaro e trasparente per poter lavorare bene nell'ambito della che non sia interpretabile e che sia appunto uno strumento per aggirare quello che è un normale svolgimento dei lavori all'interno del territorio. Va bene, così lo precisiamo che era doveroso. Il discorso poi è un altro, è questa la commissione demandata alla lavorazione del documento, perché prima immaginavamo che questa fosse una competenza della conferenza dei capigruppo, però nulla osta a lavorare direttamente in questa commissione, anche perché sono presenti numerosi capigruppo, a poter lavorare in questa sede. Stabiliamo un calendario e va bene l'ipotesi di consegnare più presto, anche prima della chiusura dell'anno. Se non ci sono, perché esista un calendario, un monitoraggio dei lavori, ovviamente condivisione sui tempi. No, proprio sui tempi, essendo un documento di importanza molto rilevante, fatto salvo la volontà di lavorare in modo spedito, comunque efficace, ci riservo almeno come gruppo del Partito Democratico di analizzare la discussione. No, no, perché sentivo già prima del Natale, prima, non perché non ci sia volontà di lavorare bene, ma potrebbero anche innestarsi delle discussioni giuste, legittime, perché insomma parliamo del regolamento. Se ci diamo un obiettivo basta dimensionare quegli sforzi per realmente mia pragmatica di lavoro non determinare, soprattutto a livello temporale, un lavoro che ancora deve avviare in discussione, che potrebbe darsi anche che facciamo prima. Cioè, tutto, io tra l'altro una bozza di questo testo l'avevo già vista, infatti mi chiedevo gli inserimenti, adesso ne parleremo anche in maggioranza, poi, credo che in questa commissione si possa svolgere una discussione, poi ovviamente c'è il capogruppo che sembra il consiglio, insomma. Su cui dovrà passare, però su questo tema ci tengo, insomma, proprio per vedere poi le condizioni, gli elementi di discussione che nasceranno dalle varie provvisioni, insomma, Milioni ricordava la Commissione Giuria dei Giovani, insomma, un'esperienza un po' particolare su cui dovremo discutere, che lì più è, ma insomma poi ce ne sono diversi senz'altro che andranno osservati. Quindi ci tenevo soprattutto sulla questione dei tempi di sicuramente stabilire un calendario a modello di lavoro, ma insomma preso atto del contenuto del regolamento e avviato la discussione vedendo quali sono i passaggi necessari. Ringrazio Colabello per l'intervento e mi inserisco prima di cedere la parola a Modoni e poi a Scani.
dicendo che sicuramente, credo prima anche quando si è parlato, i tempi naturalmente sono importanti, ma data l'importanza del documento io credo che sia chiaramente importante approvarlo ovviamente nei tempi minori possibili, ovviamente questo è un dato di fatto, però giustamente ritengo anche che vista quello di cui stiamo discutendo è chiaro che può essere più utile, più costruttivo magari metterci due sedute di più per approvarlo, ma trovare una concordia e un'unanimità su tutto quanto il documento chiaramente, piuttosto che magari approvare una cosa del quale i gruppi magari non sono convinti e che magari ha sollevato giustamente, come mi auguro, sollevi in alcuni punti delle discussioni che chiaramente devono poi essere risolte nella maniera che tutti quanti riteniamo più opportuna, perché ricordiamo che appunto queste sono le regole del gioco del quale andiamo a dotarci e quindi assumono un aspetto fondamentale, ma soprattutto devono avere un aspetto condiviso. Prego. Sì, io volevo dire che trovo anch'io, diciamo, disdicevole il fatto che il nostro sia l'unico municipio senza un regolamento, e trovo anche singolare che chi ha potuto fare il regolamento per 5 anni ora prema perché questo avvenga in tempi rapidi. I tempi che saranno richiesti per fare il regolamento saranno quelli che saranno necessari per fare un regolamento fatto bene. Un regolamento che dovrà tener conto, visto che questa non è una commissione di controllo, ma è una commissione di controllo, garanzia e trasparenza, debba tener conto dei principi della trasparenza per mettere in condizione i cittadini di partecipare e di poter conoscere attivamente tutti gli atti dell'amministrazione, perché non solo questa commissione sia una commissione di cristallo, ma perché tutto questo palazzo è un palazzo di cristallo. E quindi particolare attenzione alla digitalizzazione degli atti, alla pubblicazione sul sito dei verbali, delle commissioni, la possibilità di fare riprese streaming sia delle commissioni che del Consiglio, la possibilità per i cittadini di conoscere gli atti allegati agli ordini del giorno che dovranno essere sempre redatti per consentire a chiunque, ai consiglieri, ai cittadini che intendessero partecipare alle riunioni delle commissioni o del Consiglio di essere informati sull'oggetto della discussione. Quindi particolare attenzione a queste tematiche ritengo che richiedano un tempo necessario, che non sarà un tempo biblico, perché abbiamo noi interesse, avendolo messo nelle linee programmatiche, nei programmi, avendoci così speso in buona parte della campagna elettorale, realizzarlo nel minor tempo possibile, ma che sia comunque sia un tempo compatibile per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Ovviamente il miglior risultato possibile non è quello che vedo tutti d'accordo, ma è quello che scontenta il minor numero di persone, perché ovviamente non tutti, ma se tutti dovessimo raggiungere l'unanimità su questi principi di trasparenza, di partecipazione, di messa in pubblico di tutti quelli che sono gli atti del municipio, ben bene. Quindi impegno, pur io mi ponevo un problema.